Allora, buona. No, no, adesso lascio passare i primi 30 secondi, siamo in diretta, però come sempre faccio passare 30 secondi, un minutino per chi ha piacere di collegarsi e dopodiché partiamo effettivamente con la diretta, quindi cominciano a collegarsi i primi spettatori, diciamo così. Intanto vi anticipo subito che è la prima volta che faccio questo collegamento, diciamo, dall'appartamento, perché banalmente sono in un appartamento, di solito li faccio dall'ufficio, speriamo che la linea sia sufficientemente qualitativa. In fianco a me vedete sullo schermo Giovanni Coviello, che è il direttore di Vicenza Più, quindi è una testata giornalistica presente sul web, che stampa libri, che ha il sito con moltissimi video, articoli di giornale, eccetera, eccetera, ed è una delle persone, uno dei giornalisti che più si è occupato delle vicende delle banche venete. Tanto è vero che ha tutti gli articoli che dal 2010 in poi hanno scritto sulle banche venete, sono stati recentemente raccolti in un libro che quindi, diciamo, è un libro atipico perché è semplicemente l'insieme papale papale di tutti gli articoli che afferiscono la materia delle due venete, con il primo del datato 2010, perché nel 2010 una delle agenzie di rating, le famose, o meglio, famigerate agenzie di rating, lancia un primo allarme, allora assolutamente inascoltato perché nel 2010 era tabù, diciamo così, parlare male delle banche venete, però declassa Banca Popolare di Vicenza e appunto Vicenza Più immediatamente diffonde correttamente l'articolo e la notizia e da quel momento in poi segue appunto le vicende delle banche venete. Quindi negli anni il dottor Coviello ha incamerato una notevolissima esperienza sulle due venete ed è per questo che con lui vorrei fare un punto della situazione, aggiungendo poi anche la notizia, diciamo così, del giorno, che è Carige, Cassa Risparmio di Genova, che è notizia del giorno per i non addetti ai lavori, ma per gli addetti ai lavori, Cassa Risparmio di Genova, assieme alla Popolare di Bari, sono altri due cerini accesi in questo momento, molto scottanti, che in qualche maniera governo e parti sociali stanno attenzionando perché sono due banche, diciamo, con dei problemi. Giovanni, lascio a te la parola perché tu hai molte, molte cose da dire. Oggi facciamo una prima trasmissione, poi ne faremo sicuramente altre, sia con te che con altri specialisti della materia. Perché voi avete una memoria storica estremamente elevata su queste vicende. Quindi prego, a te la parola. Intanto saluto tutti e intanto ringrazio te ovviamente per avermi invitato. Cercherò di essere magari breve con alcune affermazioni e poi magari vorrei che intervenissi per cercare di guidarmi nel percorso che può essere più adatto ai cittadini che ci stanno ascoltando. Tu dicevi una cosa, che il 13 di agosto del 2010 abbiamo riportato il primo abbattimento consistente del rating della banca da parte di Fitch, una delle agenzie di rating e poi a cui è seguito poi quello di Standard & Poor's. Tu hai detto una cosa giustissima, do del tu anche se dovrei darti del lei, no? No, visto che siamo, diamoci, le do del lei, vale? Non vorrei mancare rispetto alle istituzioni. È l'ultimo dei Allora, problemi, Giovanni. siccome ci siamo visti, spiegando anche a chi ci ascolta, siccome ultimamente ci siamo visti varie volte, scappa anche il tuo in questo caso, perché scappano anche dei rapporti un po' che diventano anche personali. Dicevo, hai detto una cosa giusta, famigerate agenzie di rating, perché nessuno dimentica i rating positivi della Lehman Brothers, che poi è crollata, come tutti sappiamo, innescando probabilmente questa crisi che stiamo ancora vivendo. Però questo fatto di famigerato va nel caso della Banca Popolare di Vicenza e in parallelo, anche se con modalità diverse, ma magari ne parliamo, con la Veneto Banca. È significativo perché le agenzie di rating, vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando, vengono pagate dalle società, aziende, nel caso specifico le due banche, che
che hanno scelto quelle agenzie per dare un voto. Quindi, se c'è un rating negativo da parte di un'agenzia su una banca che è la sua cliente, quindi è chi la paga, allora lì bisognerebbe alzare le antenne. Quindi il fatto che le agenzie di rating con cui manca poco di evidenza, prima succede, e poi Veneto Banca avevano un contratto, emettessero delle valutazioni negative, secondo me doveva attenzionare tutti, non doveva essere considerato come una minaccia del sistema, come ebbe a dichiarare più volte Samuele Sorato, direttore generale di Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, presidente di Popolare di Vicenza, e Giuseppe Zigliotto, che era un membro storico del CDA della banca fin dal 2003 e contestualmente negli ultimi anni è stato anche presidente di Confindustria Vicenza. Sulla stampa locale comparvero degli attacchi di questi tre personaggi, questi tre personaggi contro un complotto delle agenzie di rating che li avevano downgradati, dimenticando questo fatto. Le agenzie di rating erano pagate da loro per essere valutati. Ecco, questa è una chiave di lettura importante, quindi non era un terzo, era un terzo pagato da loro che metteva in allarme sul cliente. Che poi questa cosa fosse non completamente passata sotto silenzio, lo dimostra anche la RAI. Non so se hai avuto modo di sfogliare le prime pagine, penso che sì, ma il venerdì 21 ottobre 2011 Radio Rai, quindi una trasmissione della radio pubblica, in una rubrica mattiniera, per carità, era prima di tutto, quindi toccava alzarsi alle 6, alle 5 per poterla seguire e ascoltare, e mi ha chiamato, mi ha intervistato, mi ha fatto intervenire in diretta proprio per parlare di cosa significava questo abbassamento del rating. Quindi questo libro che tu dici è atipico, perché non è un libro che racconta la storia, ma racconta la storia pubblicando gli articoli di quello che scrivevamo mentre avveniva, che è un po' più complicato che non scriverlo dopo, che è un po' anche più scomodo. Questa vicenda, se era nota a un piccolo editore come siamo noi, e se era nota anche a Radio Rai che ne aveva parlata, non poteva essere ignota agli altri giornali, specialmente, ripeto, i mezzi locali che hanno preferito ascoltare le sirene dei dirigenti delle due banche piuttosto che provare ad approfondire. E Ecco, questo è il messaggio, più un messaggio Giovanni, il prima che vai avanti, vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori e chi ci vedrà poi registrati che tu hai affrontato e stai affrontando diverse cause in tribunale per diffamazione, hai diverse cause che hai affrontato per la tua volontà e diciamo anche cocciutaggine nel voler continuare a esprimerti liberamente da giornalista qual sei. Quindi, diciamo, non sono affermazioni che fai a cuor leggero perché da anni ti stai scontrando anche con i tribunali, con chi anche lo stesso Zonin, se non mi ricordo male, ti aveva chiesto 1 milione di euro per danni, quindi cifre assolutamente esagerate. E poi permettimi la battuta, hai detto trasmissione mattiniera perché qui se vogliamo ascoltare, qui in Italia, se vogliamo ascoltare qualche verità, dobbiamo o alzarci alle 6 di mattina o rimanere dopo mezzanotte collegati in televisione. Nelle fasce cosiddette primarie, è più difficile. E veniamo quindi sempre al problema enorme che i mass media, tra cui il giornale di Vicenza, e qui mi tocca purtroppo tirare le orecchie a Confindustria, con la quale ho ottimi rapporti con alcuni dei loro, con i loro, con alcuni loro referenti sul fronte energia, perché sapete io mi occupo soprattutto di energia, però non possiamo, diciamo così, metterci due fette di prosciutto sugli occhi. Confindustria ha delle responsabilità, o quantomeno avrebbe potuto accorgersi anche lei prima di determinate problematiche. qui parliamo di conflitto di interessi sostanzialmente, no? Perché tu hai accennato alle cause che la mia testata subisce, non passivamente certamente, perché
ha un difetto, prova a raccontare quello che succede appoggiandosi a documenti, perché io dico che la libertà di opinione e di espressione deve essere totale. E qui non vado a toccare nessuna politica editoriale, vado a toccare le politiche editoriali quando nascondono i fatti. E che siano stati nascosti i fatti, nel caso della Banca Popolare di Vicenza, penso che sia inequivocabile. Perciò dico, il nostro libro è stato pubblicato più che altro per dimostrare ai cittadini che se si voleva si poteva sapere. E non era neanche complicato, perché certamente le fonti a cui attingevamo noi erano ben più limitate di quelle a cui potevano attingere giornali che hanno risorse umane ed economiche ben superiori. Però lì si pone il problema: dire la verità e rinunciare ai budget pubblicitari paralleli, oppure non dire la verità e presentare dei bilanci più positivi o meno negativi. Però questa, ognuno fa le sue scelte. Noi abbiamo fatto una scelta di attenzione alla verità, quella documentata, non quella Scusi, finta. Giovanni, voglio specificarlo. Io da tempo vi dico, attenzione, che così come potete scegliere il fornitore di pane, il fornitore di elettricità, il fornitore di beni alimentari, potete scegliere anche i fornitori dei giornali. E come? Ovviamente acquistando giornali il più possibile oggettivi e veritieri. Da tempo vi parlo di alcuni giornali che io seguo e consiglio perché reputo il più possibile, diciamo, onesti intellettualmente e senza conflitti di interesse, quindi finanziariamente indipendenti. Mi permetto di aggiungere che anche Vicenza Più è tra quelle testate che vanno, che segnalo, che consiglio, perché voi non avete soci. Miliardari industriali, non avete Neanche. soci particolarmente così influenti e leggendo appunto i loro articoli, soprattutto facendo una lettura storica, si vede che insomma l'onestà intellettuale, a mio avviso, insomma, a mio modestissimo avviso, c'è, e come si dice, dite pane al pane, vino al vino, per cui vorrei richiamare tutti quelli che ci ascoltano e ci ascolteranno, attenzione che i mass media comunque li facciamo anche noi con le nostre scelte, con i nostri acquisti, come sempre. Chiusa, la parentesi. Assolutamente sì, sono d'accordo con lei, ma il nostro giornalismo vive e speriamo che sia, che faccia vivere, che faccia rinascere anche la voglia di fare giornalismo, da 12 anni. Noi esistiamo senza avere padroni, uso un termine un po' vecchio, cioè padroni siamo noi stessi, senza avere padroni cerco di avere come padroni, i lettori. Sembra uno slogan, ma è così. Non è un caso che ci siano battaglie contro di noi, questo lo citava prima. Non è un caso che, non potendoci attaccare per ora sull'evidenza dei fatti che abbiamo raccontato, ma ripeto, sempre raccontato appoggiandoci a documenti, a fatti, a numeri, quindi cose inequivocabili, ci abbiamo poi attaccato, Zonini ci abbia attaccato chiedendoci almeno 1 milione di euro, così cita la citazione di Zonin, di danni non per la Banca Popolare di Vicenza, ma per aver raccontato e documentato una vicenda parallela, che è quella della Fondazione Eroi, che è una fondazione sostanzialmente gestita dalla Banca Popolare di Vicenza, che doveva amministrare un patrimonio di 100 milioni di euro tra cash e patrimonio immobiliare, in cui i 30 milioni di cassa che aveva questa fondazione, Zonin ha pensato bene, lui dice col consenso di tutti i CDA. Ma i verbali CDA sono a tutt'oggi segretati, diciamo così, ha speso 29 milioni di euro per far comprare alla Fondazione Eroi, che era una ONLUS, soltanto azioni della Banca Popolare di Vicenza, di cui era contemporaneamente presidente. Per aver raccontato queste cose, il presidente Gianni Zonin, non personalmente, ma come presidente allora della Fondazione Eroi, mi ha chiesto 1 milione di euro di danni. È chiaro che la richiesta è intimidatoria ed è oltre la lite temeraria, ma sa benissimo che questa è la tecnica che oggi usano i poteri. I poteri non ti attaccano più sul penale. Io mi auguro che non vengano approvate leggi che prevedono il carcere per giornalisti quando raccontano cose che vanno raccontate, ma oggi la tecnica che usano i poteri, i detentori del potere, è quello di attaccare sul civile chiedendo danni, perché anche se l'attaccato
non ha quella cifra che gli viene chiesta come eventuale penale per aver raccontato dei fatti, gli tocca pagare delle parcelle agli avvocati, se vuole difendersi, che sono proporzionali all'importo della causa. Questa è una tecnica. Ci sono più affermazioni di gente di potere che dice ai giornalisti: è molto facile ammazzarli, basta fargli causa perché non hanno i soldi per difendersi. Scusa questa parentesi, ma era giusto dirla. Quindi le cause vengono fatte ad arte perché poi comunque vanno, le spese ci sono anche se si viene assolti. La tipica formula con cui io vengo assolto in queste 1.000 cause sono perché il fatto non sussiste, non per non aver commesso il fatto, ma perché il fatto non sussiste. Però usciamo un po' da queste autocelebrazioni e torniamo un pochettino ai fatti, che penso che siano quelli che interessano di più anche a chi ci sta vedendo e ascoltando in questo momento. Sì. Ecco, magari vuole che mi lasse anche lei sul percorso, perché il percorso ha 1.000 rivoli, mille Ma allora, deviazioni. diciamo Siamo che stati durante la sua commissione, mi dica un po' lei, perché così magari canalizziamo la discussione su cose abbastanza concrete. sì, allora, diciamo che la commissione ha formalmente terminato l'indagine sulle due venete e siamo già passati a Monte Paschi di Siena. Quindi teoricamente non si torna indietro, anche se nei prossimi giorni sentiremo nuovamente Barbagallo e Apponi, quindi rispettivamente Banca d'Italia e Consob, però le sentiremo appunto sulle questioni inerenti Monte Paschi di Siena. Ciò nonostante, io come senatore e come fra l'altro Veneto continuerò a premere e a fare indagine andando a leggere gli smisurati archivi che ci hanno messo a disposizione appunto sia Banca d'Italia che Consob che altri istituti, continuerò a spulciare le carte appunto di Popolare Vicenza Veneto Banca. Quindi io direi che potremo, Carige e Popolare di Bari, giusto per informare il pubblico, anche se qualche notizia effettivamente esce, è uscita sui giornali per stasera, ecco. Io ritenevo onestamente, lo dico con molta chiarezza, che fosse una commissione inutile perché il tempo che le era stato assegnato era troppo limitato perché portasse a delle conclusioni. Quindi ero partito con un certo preconcetto dicendo sì, è la classica commissione che viene fatta per dire ne abbiamo parlato ma senza portare a delle conclusioni. Devo dire che dopo queste prime fasi, anche se forse il tempo dedicato alle due rete è stato troppo limitato, ricordiamoci che stiamo parlando di centinaia di migliaia di risparmiatori truffati, non c'è altra parola per definire questi soci che sono entrati in cooperative e poi si sono trovati a rischiare più di quanto avrebbero rischiato se avessero comprato azioni in borsa, tra l'altro liquidabili, liquide, mentre sappiamo benissimo, ormai un po' tutti sappiamo che le azioni di Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e delle altre popolari erano azioni non liquide, nel senso che era la banca che decideva se e quando liquidare e come. E Ecco, non questa è la erano risposta. quotate in borsa, quindi non accedevano agli scambi normali. Siccome questi dirigenti, sono in primis, si è sempre messa la. Qui c'è la medaglia al petto, voleva evitare che con tutti i suoi malefici ha una cosa, e chi chiede di vendere. Nell'incontro tra chi compra e chi vende si trova un prezzo che viene praticato. Nelle banche popolari e nelle banche non quotate in generale, questo non avviene perché c'è qualcuno che decide un prezzo e gli altri che comprano a quel prezzo, poi finché la ruota gira riescono anche a smobilizzare. Quando la ruota, come è successo per le popolari, si ferma, il cerino acceso, o meglio ancora, il lanciafiamme acceso, rimane in mano ai soci. Quindi la borsa sicuramente porta rischi. Già. È rischiosa. Ma c'è stato un rischio di investitori, erano risparmiati forte rischio. E' una cosa che va ricordata sempre. Sulla commissione dicevo,
Il timore è che non portasse niente. Invece, vuoi per l'azione di alcuni dei commissari, onestamente do atto anche a lei di essere stato tra i più battaglieri, e probabilmente anche per un'azione del presidente Casini, adesso dirò qualcosa che forse non le farà piacere, ma se Casini è stato mosso a fare un po' di polemica, un po' di domande cattive, e se Casini è stato mosso a fare questo per accordi sottostanti con Renzi, io in questo caso dico, ma pure bene, che per almeno un pezzo di verità, anche se per giochi di potere, viene fuori. Dico, da queste audizioni che la Camera ha reso disponibili su vostra richiesta, in diretta, mentre le audizioni avvenivano, a parte le parti segretate, e che sono reperibili sul sito della Camera, ma anche sul nostro sito che le abbiamo registrate e rimesse, queste audizioni hanno portato intanto a una considerazione, a una oggettività tra Banca d'Italia, che doveva vigilare sulle malefatte delle... Ripeto, magari ci torniamo, ma anche devono essere controllati dagli organi di vigilanza. In primis Banca d'Italia, per quanto atteneva al controllo delle banche e all'operatività delle banche, e poi in seconda istanza dalla Consob, che è l'istituzione che controlla la liceità degli aumenti di capitale e così via. Lo scontro che si è verificato in commissione tra Barbagallo e Apponi, sulla diversa conoscenza dei fatti tra Banca d'Italia e stanno pagando i soci risparmiatori. Quindi il danno si è Giovanni, fuori. Giovanni, scusami se ti interrompo, ma dobbiamo aggiornarci a un'altra serata dall'ufficio perché purtroppo la connessione Skype fa dei brutti scherzi. Probabilmente tu non senti, ma qua si blocca il segnale e poi Sì, va anche per avanti fortuna. modello comiche in maniera accelerata. E siccome l'ha già fatto diverse volte, non si riesce a seguire bene il corso. Allora facciamo così, intanto ci siamo conosciuti e soprattutto per i Veneti, soprattutto per i Veneti, ma mica solo per loro, perché appunto sia Popolare Vicenza che Veneto Banca avevano filiali in tutta Italia. Io consiglio per chi vuole saperne di più. Il 60% dei soci, il 40% è in Veneto, il 60% dei soci erano in tutta Italia. Quindi intanto io consiglio a chi Ecco. vuole approfondire il sito di Vicenza Più, www.vicenzapiu.com, troverete tutto un archivio di articoli, di special, di video, moltissimi video, e quindi per chi vuole informarsi da uno dei giornali che si è specializzato, Giornale Veneto, Rivista Veneta, anche se il suo accento si sente non è veneto, però No, vive. amo questa terra. Vive in Veneto da molti anni e a prescindere comunque sul suo giornale trovate moltissime informazioni, quindi intanto potete già fare un'operazione di autoapprendimento. Poi io mi aggiorno alle prossime sere e anche alle prossime settimane, faremo dei collegamenti dall'ufficio. Qui l'audio si sentiva anche piuttosto bene, però ogni tanto si ferma, comprime e poi fa l'effetto comiche che si sente 15 secondi in pochi secondi. Quindi Giovanni, intanto ti ringrazio ugualmente. Abbiamo una voce in più da poter ascoltare. Ovviamente i giornalisti, come qualsiasi altra categoria, ce ne sono di tutte le qualità, di tutte le fattispecie, e anche i giornali, come in qualsiasi altra categoria, ce ne sono di tutte le specie. Io penso che una delle cose più importanti che posso darvi e che possiamo darci reciprocamente è segnalarci appunto testate libere, oggettive, finanziariamente indipendenti. Il Movimento 5 Stelle lo ha detto da sempre, basta finanziamenti pubblici ai giornali, Vicenza Più non riceve finanziamenti pubblici, soprattutto se sono finanziamenti pubblici che vanno a testate che hanno anche tutta una parte pubblicitaria molto rilevante di grandi aziende,
o a maggior ragione e o a maggior ragione se hanno soci importanti, istituzioni che possono, diciamo così, minarne la libertà, perché di quello che abbiamo bisogno è una stampa libera e non a caso nel famoso indice della libertà giornalistica siamo molto 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 indietro, mi pare al 62esimo posto, molto indietro. Quindi Giovanni, grazie ancora, ci sentiamo nelle prossime serate. Io intanto ringrazio chi ci ha voluto sentire. Chiaramente la trasmissione di questa sera non era particolarmente, diciamo così, scoppiettante da un punto di vista di novità, perché questo è un settore in cui purtroppo bisogna lavorare costantemente, andare a leggersi le carte e agire solo in base alle carte, cosa estremamente difficile. Però continueremo a farlo, continuerò a farlo per la parte delle Venete e man mano che abbiamo delle novità, ovviamente vi teniamo aggiornati. Quindi grazie a tutti ancora e buona serata. Grazie, buona serata.